Il corpo umano è una continua meraviglia, ma forse l'aspetto più curioso nell'esperienza umana è l'orgasmo. La risposta sessuale del nostro corpo si suddivide in quattro fasi: desiderio, eccitazione, orgasmo e risoluzione. L'eccitazione stimola il flusso di sangue ai genitali, il battito cardiaco ed il ritmo del respiro aumentano, il sistema nervoso invia segnali di godimento al cervello che li rielabora in un meccanismo di ricompensa. Migliaia di terminazioni nervose forniscono segnali di piacere alla nostra mente, portandoci così all'orgasmo. Negli uomini l'orgasmo causa contrazioni rapide dello sfintere anale, della prostata e dei muscoli del pene, in contemporanea con l'eiaculazione, che comporta il rilascio di sperma ed altri liquidi seminali. L'intero processo dura tra i 3 e i 10 secondi di intenso piacere, seguiti da un periodo di rilassamento che può durare minuti o anche ore, durante il quale l'uomo non può di nuovo raggiungere l'orgasmo. Le donne, invece, non sono soggette ad alcun periodo refrattario e quindi possono godere di orgasmi multipli e consecutivi. In media, questi durano circa 20 secondi, talvolta molto più a lungo. Gli orgasmi femminili consistono di contrazioni tra l'utero, la vagina, l'ano ed i muscoli pelvici. Ma è il cervello che prende il controllo, o meglio, lo perde il controllo durante l'orgasmo. Utilizzando la risonanza magnetica, gli scienziati hanno individuato attività cerebrale in più di 30 aree diverse. Queste, inondate di dopamina, un neurotrasmettitore che stimola l'umore, creano il desiderio di riprovare la stessa sensazione. Questo avviene insieme al rilascio dell'ossitocina, un ormone che favorisce la sensibilità tra coppie in amore. Le scansioni PET dimostrano, sorprendentemente, che l'attività cerebrale durante un orgasmo è la stessa sia negli uomini che nelle donne. In entrambi i sessi si disattiva la corteccia orbitofrontale laterale, a cui fanno capo l'autocritica, la ragione ed il controllo. Logico, no? Durante l'orgasmo, infatti, spesso si perde il controllo. Spariscono inoltre paura ed ansia. Nelle donne il rilassamento dell'amigdala e dell'ippocampo riduce ulteriormente le emozioni, producendo uno stato di semi-trance, mentre negli uomini smorza l'aggressività. Molte aree del cervello della donna sono del tutto spente durante l'orgasmo. L'effetto è meno eclatante negli uomini, probabilmente a causa della durata più breve dei loro orgasmi, unitamente alle difficoltà della loro misurazione meccanica. Nelle donne si attiva una parte chiamata sostanza grigia periacqueduttale, o PAG, che stimola una reazione del tipo fuggi o combatti. Questo avviene nella corteccia cerebrale, normalmente associata al dolore, suggerendo l'esistenza di un collegamento tra il dolore e il piacere. Una volta superato il culmine della contrazione muscolare, il corpo si rilassa profondamente e la frequenza cardiaca rallenta, fino a raggiungere uno stato di riposo. Chi l'avrebbe mai immaginato che la scienza potesse essere così sexy? Se hai una domanda alla quale vuoi una risposta, scrivila nei commenti, oppure su Facebook, Twitter o Google+. E non scordare di iscriverti al canale per vedere gli altri video di Scienziati Subito!